Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Bianca Berlinguer è stata sul punto di sposare il suo compagno Luigi Manconi, ma non è riuscita a farlo a causa di una circostanza giunta improvvisamente che ha ostacolato la loro unione. Ma cosa è accaduto? Perché la conduttrice di Carta Bianca è stata sul punto di convolare a nozze, ma non lo ha ancora fatto? Bianca lo ha rivelato nel corso di una recente intervista che ha rilasciata per il Corriere della Sera. Carta Bianca, la conduttrice travolta dalle critiche, ecco cosa è accaduto. Bianca Berlinguer si è raccontata nel corso di una lunga intervista rilasciata per il Corriere della Sera ed ha detto la sua circa le polemiche che hanno travolto il suo programma. Mai mi sarei aspettata che si potessero scatenare polemiche così violente nei confronti di Carta Bianca. La trasmissione che conduce da anni ed in onda sui Tre, per Bianca è stata letteralmente preso di mira, per il solo fatto di aver dato voce a tante opinioni diverse, come del resto hanno fatto tutti gli altri talk. La Berlinguer ha poi continuato dicendo, gli ultimi anni al TG3. Quando ero direttrice, sono stati difficili, soprattutto durante il governo Renzi. Ma anche il periodo più recente è stato abbastanza complicato. Bianca Berlinguer, avevamo fatto il giuramento, poi abbiamo soprasseduto perché c'era stata. Per quanto concerne le possibili motivazioni alla base delle critiche ha ipotizzato, mi capita di assommare tre elementi, sono donna, lavoro per la Rai e sono figlia di Enrico Berlinguer. E pensi che per me si tratta di tre qualità, che spero di meritare. Poi la giornalista ha parlato della sua vita privata, svelando un aneddoto del suo rapporto con il compagno Luigi Manconi. La Berlinguer ha dichiarato che sono stati sul punto di convolare a nozze, ma il matrimonio è sfumato, avevamo fatto il giuramento, poi abbiamo soprasseduto perché c'era stata una forte ondata di ritorno del Covid. Lo faremo il prossimo anno. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.